Signori, intanto grazie. Non so se chiamarvi presidenti tutti e due, insomma, uno abbiamo il massimo referente dello sport italiano, il CONI, Giovanni Malagò, grazie per essere con noi, grazie anche a Renato Di Rocco. Noi, tanto per conoscerci, presidente Malagò, stiamo cercando di tenere botta in questo periodo di distanziamento, però lo facciamo volentieri con la missione di poter far pensare che la gente possa seguire dei consigli. Però adesso la prima domanda che faccio a lei, Presidente Malagò, è che il CONI deve organizzarsi con più di 300 discipline sportive. Questo è il primo dato che tanti non sanno. È vero o non è vero? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. No, è sacrosantamente vero, addirittura sono 387 le discipline sportive diverse, è quello che io chiamo un affettuoso manicomio, nel vero senso della parola. Anche questa mattina non voglio essere inelegante o pettegolo, ma ho avuto qualche collega di Renato che mi segnalava, diciamo, stranezze protocollari di uno sport rispetto al proprio, magari presunte penalizzazioni o diciamo favoritismi. In realtà è veramente molto complicato dire normale, spaccando il capello in tutto quello che può succedere quando uno fa una pratica sportiva. Aggiungo, è la stessa cosa che quando vediamo questi dibattiti politici che più o meno oramai sono padroni della scena da mesi. Esatto, Purtroppo, dico io. è praticamente che vogliono cercare di individuare quello che è, no al 100%, al milione per un milione, tutto quello che può succedere dentro e fuori un supermercato o dentro e fuori un palazzo dello sport o su un arenile di una spiaggia piuttosto che non, diciamo, in un centro medico. È chiaro che qui comunque c'è l'elemento, io dico, fondamentale, per non dire preponderante, della persona, dell'individuo, tanto di più se questo è ovviamente uno sportivo o un ciclista, perché se tu veramente gli metti un vademecum dalla A alla Z di tutto quello che deve fare, o meglio, quello che non deve fare, sicuramente lui ce lo ha chiaro. Poi però succedono determinate situazioni che fanno parte dell'imponderabile, che ovviamente, adesso cito il caso per antonomasia più famoso, perché tra le altre cose noi abbiamo anche, diciamo, le attività, diciamo, in apnea, adesso faccio una battuta, che addirittura si è arrivati al paradosso che se uno praticamente sta morendo perché sta annegando, tu praticamente per causa del coronavirus, anche se tu sei uno abilitato al salvataggio o sei un medico, oppure vedi uno che sta male, non ci puoi andare a aiutarlo perché se no vai contro la legge che dice che praticamente questo ti è impedito. Cioè, adesso, tutto qui. Presidente, io credo che ne abbiamo risentiti di tutti i colori. Noi abbiamo usato la pragmaticità senza mai dare consigli, se non proprio quelli miseri. Come diceva mia nonna, lavati le mani, tagliati le unghie, evita i luoghi affollati. E poi dopo dire le mascherine, cercate di trovare quelle riutilizzabili, se no riempiamo l'Italia e il mondo intero di spazzatura. Ma detto questo, ci siamo interfacciati anche tante volte con il nostro presidente, con il quale siamo in sintonia, perché oggi non tutti parlano, ma io non vorrei essere nei panni né di lei Malagò né meno del presidente Di Rocco, perché da parte sua deve accontentare 380 realtà, umanità che tutti quanti cercano di tirare per il loro mulino giustamente. Di Rocco, devo dire che in questo è stato molto pragmatico, ha aspettato, ascoltato, e Di Rocco, io credo che questa sia stata anche la strada giusta. Non imporre, ma cercare di capire. Ma sicuramente, sai, l'abbiamo sempre detto che i tempi li avrebbe stabilito il governo, non solo in Italia, ma tutti i governi di tutte delle nazioni, secondo lo stato della diffusione del virus e delle reazioni a questo virus, per cui era inutile dare certezze prime perché questo era impossibile, come ha detto il presidente Malagò, per cui seguiamo la, diciamo,
quello che è la disciplina portante, e poi adattiamo tutti i nostri protocolli. Di fatto noi non abbiamo diffuso documenti prima di avere la certezza di quello che scriveva il governo e dopo abbiamo adattato i nostri proprio per evitare confusione. E devo dire che questo modo di comportarci ci ha dato ragione. Abbiamo 3.000 società che sono abbastanza tranquille, ovviamente quel 5% di polemica c'è sempre, anche se il coronavirus forse li doveva invitare a stare un po' più cauti e tranquilli, però insomma ci siamo abituati a questo, siamo uno sport che abitualmente Ah, si sì. svolge in mezzo alla strada, per cui siamo abituati a tutti. Ah, sì. Però devo dire che in questo momento sto registrando tantissima consapevolezza da parte di tutti, un equilibrio e una voglia collaborativa e produttiva da parte di tutti. Sai che tipo di sequenza giornaliera abbiamo con tutti gli stakeholder nostri, con le società degli juniores, con le società degli under, con le società del fuoristrada, con tutti i comitati provinciali, con i regionali, con il Consiglio federale. Ogni settimana c'è un'ora a loro dedicata e forse anche questa nuova procedura di dialogo ha educato un po' tutti alla partecipazione, perché trovarsi in 100 significa magari che quello che ha la voce più alta reagisce o impone agli altri una modalità di discussione. In questa modalità si concedono 2 minuti a tutti, se hanno voglia di proporre lo fanno, se vogliono far polemica è meglio che si staccano dalla rete È e noi vero. continuiamo ad andare avanti. Su questo dico grazie al Presidente perché ci sentiamo poco se non per le cose essenziali. Insomma, il civismo è abituato a fare da solo, devo dire che la consapevolezza che abbiamo dimostrato e il rigore, soprattutto dei nostri atleti e delle nostre atlete, nel rispettare anche i momenti in cui potevano allenarsi, di non farlo per non intasare il sistema ospedaliero e soprattutto gli organi di vigilanza e di sicurezza pubblica, che sono quelli che ci assistono alle gare, come dire, ci hanno evidenziato che siamo una disciplina virtuosa e praticata da brava gente. Poi purtroppo ci sono sempre quelle mandrie che vanno in giro raggruppati, che spero non facciano parte della E li federazione, abbiamo e che gli denunciati in più di stessi. un'occasione, Presidente, noi li abbiamo denunciati in Lo più di so, lo un'occasione. so, continuiamo a farlo, ma solo che comprendano che non solo fanno male a loro stessi, ma fanno male ai loro genitori se hanno un'età più matura, per non dire più Vero, anziani, per è cui vero. spero che prima o poi lo capiscano. È vero. Presidente Malagò, io ho 62 anni e ricordo gli anni 70. Dove, insomma, c'erano anche all'epoca le influenze, i virus giravano e come. Eravamo forse bambini che giocavamo nelle montagne di carbone, abbiamo condiviso la nostra infanzia con i cieli scuri di Torino, io, ma penso anche lei con le problematiche di una metropoli. E insomma, siamo stati fatalisti, per la carità, però il nostro obiettivo, il mio obiettivo è di quello di dire va bene l'emergenza. Però il sogno è tornare alla normalità, forse con la consapevolezza, Presidente, che un abbraccio anche nel mondo dello sport conti di più dell'abbraccio che si faceva prima del coronavirus. Sì, beh, devo dire che è bella questa rievocazione storica di quegli anni dove sicuramente c'erano anche in quei momenti problemi molto grossi. Io questa mattina ho da poco concluso una lunghissima videoconferenza con i colleghi del CIO. Presidente Bach ci ha giustamente divisi in 3 gruppi. Anche per un problema ovviamente di fasce di jet lag diverse per lingue, chi in inglese, chi in francese. E perché ve lo racconto? Perché veramente è arrivata una consapevolezza da parte di tutti, anche di quelli che magari rappresentano dei paesi che non sono stati colpiti o solo marginalmente da questo virus, e che veramente il mondo non sarà nulla come prima. È una frase che abbiamo sentito, può sembrare un luogo comune, però è un dato di fatto. E a questo punto, però, nel non avere nulla come prima, c'è una certezza, dal mio punto di vista, almeno positivo, che lo sport è, diciamo, ancora di più, non che non lo fosse prima, protagonista della vita nel nostro pianeta. Perché innanzitutto
la coercizione, l'impossibilità, come ha detto Renato benissimo, devo dire con una diligenza, con un rigore, con una disciplina che il suo mondo ha dimostrato, però io potrei altrettanto estenderlo ad altre discipline, così come altri sport, hanno dimostrato però quanto c'è stato, diciamo, di sofferenza, di sacrificio, di non praticarlo, ma soprattutto quanto è fondamentale oggi avere la componente sport all'interno della propria vita e della propria quotidianità. E tanto è vero che in quei momenti si parlava di più della gente che non riusciva, diciamo, ad accettare di non riuscire a fare una passeggiata veloce, o qualcuno addirittura ha sostenuto che eravamo diventati tutto un popolo di runners, praticante del jogging, ma in realtà era una voglia, diciamo, di riacquisire la libertà. Oggi si declina tutto questo con un abbraccio che al momento è virtuale, però adesso al di là di quello che magari è la popolarità del calcio, però vedi che tante altre discipline, su questo il ciclismo è in assoluto in cima alla classifica, è diventato il tema del momento, perché si aggancia all'ecologia, si aggancia rispetto dell'ambiente, si aggancia a un modello di vita sostenibile diverso. Non a caso io nella mia relazione nella col CIO ho parlato anche a riposizionare lo stesso, diciamo, dossier di Milano Cortina, che già era molto molto indirizzato verso certi items, verso certi, diciamo, argomenti, ma ancora di più lo deve essere sulla base di quello che è successo. E secondo me il ciclismo, la bicicletta, sono praticamente i portabandiere di questa nuova frontiera, di questo nuovo mondo che andremo a scoprire sicuramente migliore di quello che sono stati i mesi di lockdown. Presidente, lei adesso è qua e io non avrò chissà quando mai avrò l'occasione di riaverla con questa calma e quindi già mi scuso ma la sfrutto perché è un'occasione e mi dispiace per lei ma la costringo. Lo sport, lei è il padrone dello sport, tra virgolette, è il capo dello sport. Perché lo sport non comincia veramente a riorganizzarsi prima ma a rivendicare il ruolo? Perché oggi parliamo degli asili, delle mamme che sono stressatissime, hanno subito il 74% di lavoro in più perché hanno dovuto veramente consegnare la loro dentro, fuori, anima e tutto. Lo sport continua a farlo da anni e gratuitamente le associazioni, non soltanto il ciclismo, lo judo, il curling, tutto quello che le viene in mente, hanno comunque accolto e hanno mutualizzato una società gratuitamente. Dobbiamo rivendicare questo ruolo. Allora, una precisazione, non sono padrone di niente, ma non lo dico purtroppo perché Era una ci mancherebbe. metafora, era una metafora, eh. No, noi, il nostro sistema, come Renato sa benissimo, forse, anzi, leverei forse, è il più democratico che esiste. Proprio questo è poco, ma sicuro. Direi quasi come posso dire, da case history di quello che sono delle dinamiche elettorali. Lei ha detto bene, lei ha detto bene, proprio in virtù di quello che era la mia volontà di raccontare, che lo sport è più che mai protagonista post-coronavirus, fermo restando che stiamo ancora in una fase in cui tutto questo è da declinare nei termini giusti, che diciamo il coronavirus siamo in post e non siamo ancora ovviamente dentro, ce lo auguriamo tutti. È chiaro che io ogni giorno, Renato sa bene, così come voi state tenendo botta, noi stiamo cercando di supportare il più possibile, tenendo botta all'enorme complessità che esiste del tessuto socio-economico sportivo nell'impossibilità di praticare l'attività sportiva. Tanto di più se c'è una famiglia dove ci sono dei bambini, dove onestamente i nonni hanno una serie di problematiche, si ricomincia a uscire fuori da quello che sono le dinamiche dello smart working e quindi quei figli che non vanno a scuola. Qui dovremmo avere non un quarto d'ora, ma dovremmo avere anni di puntata sull'enorme, spaventoso problema dello sport nella scuola. Dico solo che noi sopperiamo a tutto questo, come Renato conosce perfettamente, col nostro sistema associazionistico, che oramai ci siamo talmente abituati, che lo diamo per scontato, lo consideriamo come se fosse ovvio,
siamo gli unici al mondo che ci abbiamo questo associazionismo che tiene in piedi tutta la baracca. Ma attenzione, nasce l'associazionismo con le dinamiche del volontariato, 130.000 associazioni che fanno parte del nostro mondo, sempre in quei 387 sport, 44 federazioni, 19 discipline sportive, gli enti, quello che volete, ma per un motivo, perché dalle altre parti non c'era bisogno di farlo, perché lì lo sport lo fai nella scuola, poi se sei bravino lo prendi, lo porti sotto una federazione, cerca di capire se puoi diventare particolarmente bravo. Noi invece dobbiamo fare di necessità virtù, e da qui nasce questa nostra italica, diciamo, genetica componente, che praticamente ci inventiamo delle piccole realtà, così come sono sparpagliate sulle piccole e medie aziende in tutto il mondo, anche con delle punte d'eccellenza, che invece sono quelle che portano l'acqua, diciamo, verso il grande fiume, che poi è quello delle federazioni e poi quello del Comitato Olimpico. Ho fatto la sintesi. No, ma è una sintesi più che corretta, anche perché mi pare che l'Italia sia l'unico nel pianeta, l'unico Stato dove si occupa di tutte le discipline sportive. Parliamo tanto bene degli inglesi, eccetera, ma loro identificano nel quadriennio olimpico le 3-4, mi pare, discipline dove possono pigliarsi le medaglie, ma il resto della vera, del vero humus dei giovani e chi se ne frega. Quindi vorrei spezzare una lancia anche, Renato, su quello che è la bontà delle associazioni sportive, compreso il ciclismo, che si occupa di tutti e veramente non lascia indietro nessuno. Ma ovviamente ti confermo quello che diceva il presidente, è uno spaccato sociale. Parliamo di agenzie formative, nella vita abbiamo saputo che impariamo fin da bambini nella prima agenzia, che è la famiglia. Sappiamo che tipo di scenario oggi rappresenta la famiglia, negli ultimi 20 anni è cambiato totalmente. La seconda agenzia formativa, la scuola, che ha tante problematiche, oltre oggi ad essere chiusa. E la terza è diventata la società sportiva. Oggi molti atleti consumano tantissimi orari, tante ore all'interno della società sportiva. Questo è molto utile, per cui, come dire, il fatto che lo sport, come diceva il presidente, rappresenti uno sviluppo sociale, lo è assolutamente consolidato proprio dai fatti e dall'evoluzione sociale. Per cui ovviamente questo lo rivendichiamo. Devo dire che hai parlato dell'Inghilterra, sì, loro fanno sicuramente una selezione più tecnica, più proiettata all'acquisizione della medaglia, un po' meno promozionale. E certo è che loro non hanno tutti i decreti che abbiamo noi, che vincolano e burocratizzano al massimo la nostra attività. Se tu pensi che in Inghilterra tu vai sul loro sito e con 15 sterline ti compri una tessera da tecnico, da direttore sportivo, ma da noi no, da noi devi fare dei corsi di formazione, devi passare i 3 livelli, il quarto se lo vuoi fare. Ma che vede, ma cosa vi devo dire? Voi state a Roma, patria della cultura. Per non parlare dell'assicurazione, c'è un decreto legislativo che non si capisce nulla sulle franchigie e quanto altro, e all'interno dello sport ci sono tanti competitor, tante anime differenti che fanno veramente una lotta per acquisire il tesserato a scapito della qualità dell'assistenza anche salutistica dell'utente. Per cui, come dire, è uno scenario talmente enorme che insomma adesso prioritario è recuperare la nostra salute e il nostro vivere in maniera civile, e lo faremo. Certo, grazie. Quello che avete detto tutti e due, che manca a tutti, è il linguaggio del corpo. La battuta, darsi la mano e fare complimenti sulla spalla a un atleta che vince. Poi una tragedia. Speriamo di recuperarlo quanto prima. Una tragedia per voi a Roma, il non potesse toccare, è una cosa che veramente non ci stia. Cioè, anche io da buon meridio devo toccare le persone. Cioè, non c'entrava. Siamo fatti così, per fortuna. Presidente Malagò, io le faccio una domanda e poi dopo la libero, perché penso che abbia i suoi impegni molto, molto importanti. E quindi, Tokyo, hanno detto che non sono mica tanto più pronti, speriamo di no. E quindi la domanda è, Tokyo sì, andrà in onda il prossimo anno, se c'ha delle novità. La seconda domanda che le faccio è quella delle votazioni, perché ci sono tanti portoghesi, tanta gente, tutti i sociologi, tutti i politici, tutti i scienziati. Io credo, e le passo la mia visione,
come si è slittato di un anno il quadriennio olimpico, cioè un anno le Olimpiadi, si può anche spostare di un anno le votazioni della governance, perché sennò sarebbe assurdo andare adesso con una governance diversa nelle varie federazioni. E la terza domanda è un po' più stupida, mi deve perdonare, sarà mai che il ciclocross possa diventare una disciplina olimpica anche sul ghiaccio? Mi scuso, ma ce l'avevo da dirgliela. E quando mi capita? Cominciamo con la prima. Complimenti innanzitutto, perché mi sembra che è molto preparato, a 360 gradi. Allora, cominciamo con la prima. Tokyo è evidente che è stata cercata di metterla in sicurezza al massimo, e perché qual era lo slot che gli consentiva di avere le maggiori garanzie per l'universo mondo che tutto potesse andare bene, era il trasferimento dato un anno, e quindi questo è stato fatto. Io parlo quotidianamente con CIO, non c'è nessuna controindicazione, è chiaro che tutto è, diciamo, sospeso in attesa che c'è un'evoluzione, come sta succedendo in Italia, la pandemia. Questo è evidente: più lontano vai con una grande manifestazione e tanto più hai elementi di, appunto, di tutela. Peraltro ieri, non so se avete visto sulle agenzie, il Giappone ha ufficialmente dichiarato che è uscito dalla fase emergenziale, e quindi questo, ricordiamoci anche, il Giappone è un'isola con tutto quello che implica, ovviamente nel bene o nel male, l'opportunità tra virgolette, diciamo, di difendersi rispetto a chi magari prende una macchina e passa una frontiera o un valico o cose del genere. Primo. Seconda questione, elezioni. È un tema che a qualcuno sta molto a cuore, io non mi posso esimere, Renato lo sa, ne parleremo per doveroso rispetto nella giunta che faremo a giugno, se mi ricordo bene, il 3 giugno, e il Consiglio nazionale, perché ovviamente anche qui tutti vogliono delle risposte immediate, certe, blindate. Vorrei ricordare che dal 1896, siamo appena nel 2020, 124 anni fa, non era mai successo che un'Olimpiade si spostasse di un anno. O sono state cancellate due volte nella Seconda Guerra Mondiale, una volta nella prima, oppure praticamente si sono svolte nell'anno. Per cui direi che è un caso più unico che raro. Tanto è vero che il legislatore non aveva mai previsto che ci potesse essere in piedi dopo 5 anni. Ha sempre parlato di quadriennio, ma la parola quadriennio non nasce perché, spero si è divertito, se le piedi fossero state ogni 3 anni, ogni 6, triennio, ogni 3. Tanto è vero, e concludo, che i due enti, il CONI e il CIP, perché c'è anche il mondo paralimpico, Renato in giunta, i due enti parlano chiaramente che le elezioni del CONI e del CIP devono avvenire dopo la Olimpiade estiva, per cui questo fa capire com'è la questione. Adesso poi ci sarà ovviamente da parlarne, anche perché penso che una cosa riguarda le federazioni olimpiche e un'altra cosa che riguarda le federazioni non olimpiche. Però mi fermo qui perché non sarebbe corretto andare avanti. L'ultima domanda, non se l'è dimenticata, vede perché lei è presidente e altri no? Terza questione, ciclocross sul ghiaccio. Allora, lo dico con molta franchezza, ma io penso di essere una persona che conosco molto, molto, molto bene quello che succede intorno al mondo dello sport in tutti i modi possibili e immaginabili, per passione, spero anche per competenza. E poi perché leggo, studio, mi informo, sono un curioso, sono un omnivoro di tutto. Allora, ho scoperto da modesto presidente del comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 e della quello che era stata la candidatura, che improvvisamente a livello invernale sono uscite fuori una, credetemi, una molteplicità, ma voi non avete idea quante, di sport che io pensavo che si potessero praticare solo a livello estivo, ma in realtà che hanno trovato una loro applicazione, ma è una roba infinita,
dal polo al rugby, dalla pallavolo, non parliamo poi a tutti quelli che sono altri sport che sono più, diciamo, collegati alla montagna, alla neve, al ghiaccio, e che sono tipicamente invernali, ma sono fuori dal programma olimpico. Per cui, che succede? In questo caso è fondamentale che ci deve essere una condivisione tra comitato organizzatore e il CIO, perché deve capire che l'eventuale allargamento di una disciplina sportiva nel programma della manifestazione in casa deve essere qualche cosa che innanzitutto convince il CIO sotto il profilo sportivo, ma soprattutto convince chi investe nelle Olimpiadi. Parliamo degli sponsor, parliamo delle televisioni. Ecco perché a Tokyo sono entrati 3 nuovi sport, perché hanno fatto anni e anni di market research, perché le nuove generazioni lo applicano, gli sponsor sono interessati a investire su questo, e soprattutto sono una cosa molto spettacolare. Parlo dell'arrampicata, parlo del surf e parlo dello skate. Per ciò che riguarda le Olimpiadi invernali Milano Cortina, stiamo a vedere che succede. Io adesso, comunque, dimmi, Nicola, dimmi presidente. Nicola, se posso, comunque al presidente la richiesta di inserire il Cerro Grosso l'abbiamo fatta in tempi non sospetti. È vero. Lo so, è vero. Quella è stata una mia provocazione, anche perché, dottor Malagò, se io non recupero il ciclocross d'inverno e mi tocca Sartà, non riesco più ad andare avanti, perché noi non abbiamo più fatto niente. E quindi, sai, è stata anche una automarchetta, ma a parte lo scherzo. Io vi ringrazio tutti e due, ma di cuore. Una cosa, Malagò, io le dico questo. Mia mamma e mia nonna mi dicevano, e lo dico io ai miei figli e ai miei nipoti, torniamo ad avere l'educazione fisica a scuola, e l'educazione quella lì vera, sai, una volta c'era l'educazione civica, ma non un'ora e dire vabbè il 10 politico, ma veramente le cose basilari da insegnare ai nostri figlioli, come lo insegnano anche nello sport. L'ultima cosa, una volta quando io giocavo da bambino, e ho giocato fino a una bella certa età, ti insegnavano a 12-13 anni la stretta di mano. Se era vigorosa e forte, era sincera. Se era pesce morto, bisognava stare un po' attenti. Quindi sono un po', diciamo così, radicato nelle tradizioni nonnesche. E quindi vi ringrazio per avermi anche ascoltato. Grazie. Grazie a voi, complimenti, grazie di tutto. Buon lavoro, io adesso vado a festeggiare, dopo questa intervista oggi mi faccio il prosecco. Grazie, è stato un onore. Ciao presidente, grazie della disponibilità. Grazie.